perché la sua relazione è molto ampia, molto politica e anche molto dettagliata nei dati. E a questo punto, se ci sono domande, se ci sono interventi, credo. Prego. Io faccio una domanda franco di me. Mi presento come maschilista più che come per lavoro reale. La domanda che mi pongo, forse la pongo più a Lisa, ma se questo rimuovere queste armi nucleari così, cioè non serve assolutamente a nulla, sono anni che lo sentiamo dire, qual è il problema? Qual è, ad esempio, il costo di rimuoverli? È stato valutato, si sa quanti sono? Prima domanda. Seconda domanda. Riguarda più una cosa che Giorgio Veretta ha accennato, ma secondo me è crucial. Il problema non è quanti riusciamo, se riusciamo, i 35 meno. Il problema è che non si riesce a discutere. Fra l'altro abbiamo il ministro della difesa che è colui che ha firmato tutti i protocolli, che ha una lunga carriera di ministro della difesa, che ha seguito tutte le fasi, per non dire che ha conoscenza di tutti. Di tutte le, come venne descritto in un articolo dell'articolo 24 ore, lui conosce tutta l'industria militare italiana, tutta l'industria militare italiana, lui è stato il capo della NATO, nel periodo in cui c'era un bombardamento di Libia. Il problema è qual è il modello di difesa italiano, perché come ha detto in altri testi di Giorgio, se si compra un'arma del genere vuol dire che c'è un altro concetto di difesa. E noi sappiamo qual è il concetto di difesa. Ed è legato al fatto che la NATO non è più la NATO che conoscevamo prima del 91, non è la NATO che era nata in contrapposizione al patto di Varsavia, ma è la NATO che diventa fondamentalmente un'arma nelle mani degli Stati Uniti e dell'Europa fondamentalmente per imporre, per andare a difendere, come sia stato scritto, come è stato fatto nella modifica dello statuto della NATO, a difendere gli interessi delle nazioni aderenti al patto. Cosa che poi è stata di fatto modificata anche nel, quanto mi risulta, non è mai stato smentito, anche nel 91, proprio dall'epoca quando c'era il ministro Rognoni, quindi nell'epoca anche precedente all'attuale Repubblica, in cui la difesa non è il modello di difesa, è un modello di difesa degli interessi dell'Italia, quindi all'interno della NATO. Allora, se questo è il modello, ed è passato in passato e non è mai stato discusso. Quello che secondo me è importante e fondamentale discutere è questo. Cioè l'F-35, la campagna F-35 è nata e faticosamente, cioè da diversi anni, che ora per fortuna è riuscita a raggiungere, grazie all'impegno della Rete per il Disarmo e di altre associazioni, è riuscita a raggiungere diciamo, una certa popolarità della linea. Ma quello che alla fine poi bisogna arrivare a discutere qual è il modello di difesa italiano. Penso. Ci sono altre domande, così poi facciamo un comunicato e ci sono almeno un paio di persone che possono rispondere a questo. Prego. Sì, più un intervento domanda, poi decide il relatore chi vuole rispondere. Mi chiamo Maggiore Di Filippo, mi occupo di diritto internazionale e condivido quasi tutte le cose che sono state dette sul TNT. L'esigenza che ci sia anche di modificarlo, che ci sia di conciliare degli obiettivi ambiziosi di medio e lungo periodo con una strategia pragmatica anche fatta di passaggi brevi, piccoli, realistici. Ora, nel libro è stata anche una promessa non mantenuta, cioè quello che sarebbe stato un passaggio verso un regime giuridico di disarmo. I 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che però coincidono, che erano le 5 direzioni nucleari, hanno fatto una promessa non e sono poco credibili nei loro comportamenti, lo sono anche quando dalle Commissioni di sicurezza pretendono di punire il danno per il nord per atteggiamenti che sono considerati un po' condivisibili. Allora, innanzitutto secondo me sarebbe necessario che loro recuperassero credibilità, perché da loro possono passare delle riforme serie del sistema finché continuano a essere potenze che non sono credibili, che hanno dei privilegi, è difficile che si possa avviare un negoziato serio, perché l'altra parte del mondo continua a guardarli come soggetti non credibili, che un giorno dicono una cosa al tavolo di negoziati per i cibi, poi il giorno dopo, in sede di Consiglio di Sicurezza, in altri sedi, fanno cose che
che hanno finalità, insomma, strategie completamente diverse. Allora mi chiedo se nell'ambito delle strategie pragmatiche che vengono elaborate in immediato per poi arrivare al risultato finale, si ragioni anche sulla creazione di sistemi effettivi di monitoraggio internazionale, perché come ricordava, se non sbaglio, Francesco Lenci all'inizio, uno dei difetti del TNP è che non ha un meccanismo internazionale di verifica, non c'è un'organizzazione internazionale o niente che fa le ispezioni. Abbiamo l'AIEA, che però non è un organo nato sulla base del TNP. La stessa IEA qualche volta ha difficoltà a svolgere il suo lavoro, perché svolge le sue ispezioni sulla base di protocolli negoziati con ogni Stato. Ci sono due generazioni di protocolli di verifica. Io vorrei verificare se le grandi potenze hanno accettato quelli di seconda generazione, che sono quelli che sono impegnativi e si pretende di farli accettare all'IANO o altri Stati. Quindi, ecco, a che punto siamo in negoziazione, discussioni, anche nelle serie più sognatrici, diciamo così, su questi aspetti? Cioè, quelli di elaborare dei meccanismi di verifica, di controllo, di monitoraggio serio, che dando credibilità al TNP o quello che c'è, che abbiamo oggi, posso poi consentire in un secondo momento di ipotizzare e pretendere anche nuovi trattati, nuove situazioni di verifica. Grazie. Ci sono altre domande o altri interventi? Allora, nel frattempo, se per caso ci fossero, potete farle anche successivamente. Chi vuole rispondere? Si tratta di due domande abbastanza importanti che vanno, aggiungo degli elementi che possono apparire tecnici, di valutazione può apparire tecnica da un certo punto di vista, poi è con questo che si fa anche la politica. Sulla prima parte della domanda. Sulla prima parte della domanda. Accendi Lisa il microfono. Tanto chiaro. Ritrasportare i business 81 statunitensi dall'Europa negli Stati Uniti costa meno che fare la manutenzione mentre stanno in Europa, e poi lo costa una volta sola. Negli ultimi 7 anni nel 2005 erano 480, adesso sono 170-180, quindi 300 in tutta Europa, sì, sto parlando di tutta Europa, già 300 sono stati ricordati, 120 che erano a Ramstein in Germania, li avevano riportati negli Stati Uniti per fargli una curetta dimagrante o ingrassante, non so, qualcosa, e poi ho deciso semplicemente di non riportarli a Ramstein. E poi ce n'erano altri 180 che erano a Lake Heath in Gran Bretagna, e quelli li hanno portati via, non sappiamo esattamente, probabilmente nel 2007, e quindi non c'è nessun problema nel portarli via. Invece, non so se posso dire anche una cosa anche a quello che dicevi tu, no, il resto della domanda è per Federica sul modello di difesa. Invece perché a me risulta, però io non sono una giurista, che l'AIEA non ha il diritto di fare ispezioni nei 5 stati nucleari. E quindi la tua domanda, non capivo a che cosa andavi a parlare, dove stavi andando a parare. Però c'è un altro aspetto che invece sul quale possiamo costruire, ed è sempre partito dai movimenti, dalle associazioni di società civile, si è fatta una interrogazione alla Corte Internazionale di Giustizia, che ha espresso il suo parere nel 1996, in cui ha detto che l'uso delle armi nucleari, per tutte le conseguenze particolari, tra i fatti che non distinguono tra le cose che diceva Chiara, è illegale, con un possibile punto interrogativo, ma il punto interrogativo era semplicemente un giudice che non aveva dato un'unanimità, che diceva forse potrebbe essere giustificato se la sopravvivenza dello Stato è messa in pericolo, ma era uno del collegio dei giudici, non mi ricordo quanti erano, 12 giudici credo, che era l'unico che disse no, forse in quel caso, ma insomma è stato preso da tutti come una dichiarazione dell'illegalità dell'arma stessa.
Nel 2000 la conferenza di Riesame tutti hanno firmato, compreso i 5 stati nucleari, il documento, il famoso documento dei 13 passi. E uno di quei passi è che gli stati firmatari riconoscono l'impegno inequivocabile assunto dalla ratifica del TRP quando l'hanno ratificato ogni stato in un anno diverso a procedere in buona fede ai negoziati verso un mondo libero da armi nucleari, qualcosa del genere. Quindi le cose giuridiche ci sono. Grazie Lisa. Non ci vedo nemmeno il problema del modello di difesa, soprattutto nella fede di le armi nucleari in Europa, e l'ha detto Federica molto chiaramente, è un residuo di una guerra fredda, di una mentalità da guerra fredda, che vedeva la sicurezza europea accoppiata all'ombrello nucleare americano. In realtà per terre nucleari, quando ci ha detto Federica, non servono assolutamente a me, c'erano tempi di allerta non utilizzabili in risposta a un Francesco, ti interrompo solo un secondo per ringraziare la dottoressa Bonaiuti e ovviamente di cuore per tutto quello che hai fatto e per questa splendida sicurezza che hai messo a disposizione. Grazie, ciao, ciao, ciao. Scusami Francesco. Vai Francesco. Sì. Questo residuo di guerra fredda continua a diventare ovviamente anche nel sud ambito della NATO. A questo proposito una domanda a Federica. Noi non abbiamo trattato naturalmente il problema della difesa di missili da non abbiamo dichiarato con sicurezza che questo può essere un ostacolo gravissimo per il proseguimento del processo di diminuzione degli arsenali strategici. Perché da sempre è noto che la prima e più banale contromisura all'installazione di un sistema di difesa è l'aumento del numero degli stati. E non so se è possibile in vista del cosiddetto cenicicato affrontare, chiedere al nostro paese di essere propositivo e non subordinato anche su questo punto. E un'ultima cosa sul trattato di controversia. Oltre alle cose che non ce l'ha visto, per la prima volta nella legge posta venuti il Presidente degli Stati Uniti, non bene Federica Sanella, ci sarà Barack Obama e il Presidente degli Stati Uniti. Si dicono due cose, che gli Stati Uniti devono utilizzare l'articolo 6 del Trattato di non proliferazione e che gli Stati Uniti non attaccheranno con armi nucleari stati firmatari del Trattato di non proliferazione. Questo è un fatto molto importante, che apre prospettive di implementazione di tutti gli articoli del Trattato di Liberazione, in primis l'articolo 6. C'è un altro cammino parallelo che può rinforzare il Trattato di Liberazione, è quello per arrivare alla ratifica del bando di tutti i testi nucleari, compresi i testi. Che non è ancora stato ratificato da un numero di paesi la cui ratifica è condizio sine qua non perché il trattato qua è in vigore. Uno di questi paesi è gli Stati Uniti, che nonostante le risorse degli Stati Uniti non è ancora stato ratificato. E un'ultima considerazione. La questione dei due pesi e due misure entra in elementi di contaminazione che rendono
i problemi ancora più difficili da affrontare. Caso Derrida, la osservanza del trattato di non proliferazione o meno da parte dell'Iran viene sistematicamente mescolata alle questioni politiche interne dell'Iran, alla mancanza di democrazia, alla politica aggressiva di Ahmadinejad, e questo non aiuta a focalizzare l'attenzione sui gli articoli del trattato di non proliferazione che possono e debbono essere rispettati, in congiunzione anche con tutte quelle che sono le protezioni dell'Agenzia di Genova, ha detto, sui protocolli aggiuntivi. Grazie Francesco. Federica, solo due parole perché sia io che Francesco abbiamo uscito su, sia sul motivo sul tema del costo del tema anche in plena pratica, chiaro che non è un problema di costo, è un problema di volontà politica, è un problema di desidua volontà politica in alcuni paesi, e credo che sia un caso che siano appunto i paesi che più hanno ancora scorie di guerra fredda nella loro politica, cioè l'Italia e alcuni paesi dell'Europa orientale, che ritengono che ancora la presenza della criminalità americana sul territorio europeo abbia un elemento di rassicurazione quasi psicologica, neanche politica, rispetto alla Russia. Ma è veramente, credo, un residuo storico che andrà superato in qualche modo. Io immagino che a un certo punto, se non saremo noi autonomamente a dire grazie, non ci servono più, saranno gli americani a dire scusate, ma non ci servono più. Quindi credo che sia stato un questione di tempo, per fortuna in qualche senso. Così come sulla credibilità dei paesi nucleari, anch'io avrei citato la ratifica del CTBT, perché credo che sia un punto fondamentale, anche se non credo che prima delle elezioni presidenziali in America il tema verrà posto all'ordine del giorno. Credo invece che soprattutto nel caso di una direzione di Obama, a partire dal 2013 ci possa essere, a seconda di come sarà il congresso americano, un tentativo di ratifica. Almeno Obama in questo senso si è impegnato. Sul tema invece più corposo del modello di difesa, è vero che il tema del F-35 l'ha sicuramente inserito lì, anzi mi scuso per non averlo fatto, anzi arrivo a dire molto di più, cioè noi adesso abbiamo focalizzato l'attenzione sul F-35, ma c'è tutto il resto, ci sono tutti gli altri programmi di investimento, sul quale noi in Parlamento abbiamo chiesto, non adesso, ma nel 2009, che è stato quando abbiamo dato alle commissioni parlamentari i pareri per la partecipazione italiana all'acquisto di alcuni programmi di arma, che ci fosse una visione complessiva della partecipazione italiana ai programmi previsti, cosa che fino adesso non è stata fatta, ma che adesso inizia a mettersi in moto. Io vorrei sperare che se riuscissimo, non soltanto come in sede parlamentare, ma anche in sede di opinione pubblica, ad allargare adesso lo sguardo dagli F-35, che sono stati utilissimi secondo me, per rompere un tabù, che è quello che dicevo prima, cioè il tabù è di questi temi non si parla e quello che è già stato deciso non si mette in discussione. Questi erano due tabù, gli assunti fondamentali della continuità nella difesa italiana. Di parte stata una volta rotti questi tabù, attraverso lo strumento della F-35, se si riuscisse ad ampliare l'orizzonte e vedere quali dei programmi sono sostenibili economicamente e quali sono utili o non utili al sistema, al modello di difesa italiano, a cui adesso vengo, già sarebbe un grandissimo passo in avanti, perché noi guardiamo gli F-35, ma dobbiamo fare che costano anche più degli F-35. Quindi il tema va allargato. Il tema va allargato soprattutto appunto al modello di difesa. E siamo e qui però c'è una difficoltà enorme di comunicazione, ma anche sostanziale. E cioè qual è? Che il modello di difesa italiano, per come è stato definito 10 anni fa, quando c'è stata l'abolizione della leva, è calato su 190.000 uomini e su investimenti in mezzi piuttosto consistenti, molto, molto consistenti. Ed in principio si chiama ad una integrazione europea che nella prima 10 anni non c'è stata.
Anzi, in ambito europeo abbiamo assistito ad alcune collaborazioni, pensiamo quella della Francia e dell'Inghilterra sui quartieri, molto rafforzate, che sono da Marte da Sole, ed altre, invece un contesto comunitario, un contesto europeo che si è allontanato. Cosa alla quale ha contribuito anche il governo italiano negli ultimi anni, perché insistere molto sugli F-35 vuol dire anche allontanarsi molto dal contesto europeo, perché gli F-35 sono un programma americano, in cui l'Italia è il secondo partner, e gli altri partner europei sono la Gran Bretagna, che però ha ridotto ulteriormente gli ordini, e l'Olanda e la Norvegia in misura molto minore. Chiaramente. Quindi l'Italia in questo contesto, in questi ultimi 4 anni, spingendo molto per un'accelerazione sugli F-35, ha ulteriormente minato il processo di integrazione europea, che secondo me, secondo noi, dovrebbe essere il contesto nel quale noi vogliamo il modello di difesa. Io credo che abbia un senso parlare di modello di difesa italiano soltanto se integrato con il modello di difesa degli altri paesi europei. In teoria avremo una politica estera di sicurezza comune, non abbiamo né una politica estera né una sicurezza comune in questo momento. È chiaro che però quello è il frutto di singole scelte nazionali. E quindi, al momento, se noi dovessimo parlare domani mattina di un sistema, di un modello di difesa europeo, ci sono le fondamenta, ma non c'è la prima fila di mattoni, siamo a zero. E quindi lì c'è da costruire molto. E c'è invece, e quindi rischia di essere un po' un cane che si morde la coda, perché dovresti cominciare dall'Europa, ma l'Europa non c'è. Allora cosa fai? Aspetti il resto dell'Europa e aspetti tu stesso di contribuire a ricostruire un contesto europeo credibile per poter costruire un modello di sicurezza comune europeo per ridefinire il tuo modello nazionale, o comunque nel frattempo tu fai i tuoi compiti a casa sapendo che però quello potrebbe anche essere il contrasto con invece il modello di integrazione europea? È molto complicato perché i tempi sono su dimensioni diverse. Nel frattempo quello che credo che sia sicuro a livello nazionale è che dobbiamo procedere a una revisione del modello italiano di difesa che abbassi notevolmente il numero di uomini, 190.000. Già non sono più 190.000, perché i tagli lineari che sono stati fatti negli ultimi 3 anni, che oltretutto hanno inciso, come tutti i tagli lineari, stupidamente sulla macchina della difesa, che poi hanno colpito di più il personale inteso proprio nel senso di precarizzazione delle forze armate, e non hanno colpito altrettanto invece gli investimenti, quindi è assolutamente stupido, una volta dei tagli della difesa che si fa per questi ultimi anni, seppure c'è stato appunto, da questo punto di vista va bene, ma come si sono attuati poi è stato del tutto controproducente dal punto di vista anche dal punto di vista della civiltà, secondo me. E quindi bisogna, adesso siamo più o meno 170.000 uomini, io credo che dobbiamo scendere notevolmente, ridimensionare quindi moltissimo lo strumento militare e ridimensionare moltissimo anche i mezzi di quello strumento militare si dota e quindi anche il programma di investimento. Sulla particolare caratteristica degli F-35 io sono abbastanza d'accordo, c'è un problema che in questi 4 anni l'Italia ha investito sugli F-35 e ha sostanzialmente lasciato morire il consorzio europeo degli Eurofighter. Quindi se noi domani dovessimo sostituire, come non succederà domani, ma succederà tra 10 anni, e i tempi di sviluppo dei progetti di questo settore sono sull'arco di 30 anni più o meno, se noi dovessimo sostituire come dovremmo fare tra 10 anni, dobbiamo sostituire la circa 180 velivoli, temo che ad oggi un'alternativa pronta agli F-35 non ci sia, perché negli ultimi 4 anni non ci si è investito. Allora anche lì il punto interrogativo sta all'Europa. L'ideale sarebbe riuscire a sostituire gli aerei di disposizione, se dovremmo sostituirli tutti. Possiamo anche pensare che riduciamo tantissimo la flotta aerea, cosa che potrebbe avere un senso, sinceramente, anzi, avrebbe molto senso, ma dal punto di vista tecnico il punto interrogativo è anche quello del dobbiamo sostituire 220 aerei, tutto, alcuni vanno in pensione, altri no, diciamo 180, ne studiamo 180. Invece di sostituire 180 con una parte di Eurofighter e 131 F-35, diminuiamo comunque il numero totale di aerei, una parte sono comunque Eurofighter, diminuiamo ancora o eliminiamo del tutto gli F-35, ma il rischio è che potremmo arrivare tra 10 anni al paradosso di andare a comprare
degli F-35 da Lockheed pagano il doppio, perché se nel frattempo non si sviluppa o una decisione di eliminare l'aeronautica italiana o la decisione di investire seriamente sul progetto europeo, un'alternativa valida rischia di non esserci. Cioè, purtroppo vengono la maturazione delle scelte che non sono di ieri, ma sono di anni fa. E quindi la decisione che anche in sede parlamentare si può prendere oggi pone le basi per scelte che avranno le loro ricadute tra 10 anni. E purtroppo in qualche modo anche deriva da scelte che sono state fatte 10-15 anni fa. Quindi ci muoviamo su delle scale di temporali e spaziali, in senso di direzione europea, che sono molto variabili, molto complesse, però mi fermo qua perché questo è un altro tema. Spero che sia. Grazie.